male, le toglie il figlio, lei scappa col bambino. Succede a Ischia, dove finisce nel modo peggiore, un contenzioso giudiziario nato dalla denuncia della donna ai danni del compagno per presunti abusi sul piccolo. La genitrice si è resa irreperibile e con lei il figlio. Così è cambiato il volto di Barano. L'estate 2023 ha segnato una decisa inversione di tendenza per il comune collinare, divenuto meta di appuntamenti legati a divertimento e intrattenimento. Le parole del sindaco Dionigi Gaudioso. Ischia, ecco l'area ludica della Pineta dei Bambini. Oggi pomeriggio l'inaugurazione alla presenza di gran parte dell'amministrazione comunale. A Nuvola TV la soddisfazione di Enzo Ferrandino dopo il canonico taglio del nastro. Weekend pallonaro, torna anche il calcio a 5. Oggi pomeriggio riparte l'avventura della Virtus Libera, che in Serie B esordisce in trasferta contro la Futsal Terzigno. Domenica in campo Ischia e Real Forio, Buonocore e Iervolino presentano le rispettive sfide. Edizione di venerdì 13, data che suona sempre sinistra, almeno per gli scaramantici del nostro giornale. Ultimo appuntamento settimanale con il TG di Nuvola TV. La cronaca in apertura, l'avete appena sentito dai titoli, triste epilogo di una vicenda giudiziaria legato ad un bambino conteso sulla nostra isola. Un contenzioso che si aprì 4 anni fa, quando una madre denunciò il padre di suo figlio sostenendo che avesse commesso abusi sul piccolo. Un procedimento penale nei confronti dell'uomo che poi si chiuse con un'archiviazione, anche se da quel momento assistenti sociali e forze dell'ordine hanno comunque continuato a monitorare con attenzione l'evolversi degli eventi. Al termine di una serie di valutazioni, il Tribunale di Napoli, forse anche un po' a sorpresa, ha deciso di sottrarre il bambino anche alla madre, bambino che oggi ha 8 anni, e di affidarlo ad una casa famiglia. La donna però, allo stato dell'arte, ha fatto perdere le sue tracce, non è stata reperita dalle forze dell'ordine, che così non hanno potuto dare esecuzione al provvedimento emesso dal giudice. Tanti gli eventi speciali che hanno letteralmente cambiato il volto del comune di Barano durante il corso dell'estate che da poco ci siamo lasciati alle spalle, grazie ad una sinergia di intenti tra le associazioni presenti sul territorio e l'amministrazione comunale. Eventi per i più giovani e quelle per tutte le età, da location riscoperte alle serate sotto le stelle fino ad arrivare all'ultimo atto di questa estate 2023 con l'apprezzato concerto dei Tiro Mancino. Insomma, Barano ha letteralmente cambiato faccia, attirando migliaia di isolani ed anche turisti. Il punto della situazione a Nuvola TV con il sindaco Dionigi Gaudioso, l'ha sentito per noi Elena Mazzella. Sindaco Dionigi Gaudioso, siamo a tirare le somme di una estate che per il comune di Barano è stata molto movimentata. Ma è stata sicuramente un'estate diversa, con una serie di iniziative che sono state fatte sul territorio e devo dire la verità sono state apprezzate molto sia dai turisti ma anche dagli ischitani, non solo quelli di Barano ma anche dagli altri comuni. Abbiamo avuto varie iniziative sia ai Maronti dei privati e poi ultima abbiamo concluso noi con questo concerto del gruppo Tiro Mancino più Enula, che ha avuto un grande riscontro e devo dire la verità ha funzionato bene. Poi ci sono stati eventi nuovi in Pineta a Fiaiano, abbiamo cercato anche di approfittare dopo i lavori che avevamo fatto, cioè tagliare i pini secchi e mettere le nuove piante. Ci sono stati 4 eventi, 2 per i giovani, quindi parliamo del questo evento più giovanile, e poi 2 quelle più grandi, l'hanno definita la Pinetella, si chiamava una volta il vecchio locale di Tonino Baiocco, quindi hanno funzionato, è andato tutto bene, io ho ringraziato gli organizzatori, insieme abbiamo fatto queste operazioni che, ripeto, sono state apprezzate non solo dagli ischitani ma anche dai tanti turisti che sono accorsi. Ecco, quindi il comune di Barano, che era giudicato un po' dormiente sotto
sotto questo punto di vista, quest'estate ha dimostrato di poter essere un po' il centro della movida isolana, che, come ha ben detto, richiama turisti e anche isolani. Come intende proseguire l'amministrazione, che comunque ha dimostrato di essere vicina a queste organizzazioni? Ma l'obiettivo è di continuare su questa strada, ovviamente monitorando, perché io ho fatto riunione continua con gli organizzatori sia della Pineta sia dei Maronti, monitorando il tutto continuamente insieme alle forze dell'ordine, che ringrazio, che hanno lavorato bene. Parlo sia dei vigili, dei carabinieri, della polizia, veramente hanno fatto un grande lavoro, sia ai Maronti che a Fiano, e alla fine problemi non abbiamo avuto. Quindi l'idea è quella di proseguire su questa linea, forse con qualche iniziativa in più. Inaugurata ufficialmente la Pineta degli Atleti ad Ischia questo pomeriggio, al via dunque la nuova area giochi per bambini e ragazzi, articolata in due aree: la prima dedicata alle attività ludiche dei più piccini, con l'obiettivo di accompagnarli verso la crescita; la seconda area attrae invece bambini di tutte le età ed abilità, ed in alcuni casi anche adulti, anche se qualcuno ha provato a cimentarsi, diciamo così, in questi giochi, ma con risultati sui quali francamente è meglio far scattare la censura. Siamo felici di poter consegnare alla cittadinanza questa nuova area dedicata ai bambini e ai ragazzi dopo l'inaugurazione dell'area fitness, con lo scopo di stimolare i nostri giovani alla sensibilizzazione. Palesemente soddisfatto, e non poteva essere altrimenti, ai nostri microfoni il sindaco Enzo Ferrandino, che era presente insieme a una folta delegazione dell'amministrazione comunale. Oggi giornata importante qui in Pineta degli Atleti. Dopo l'inaugurazione dello spazio fitness si inaugura lo spazio per i bambini. Allora, lo raccontavo prima, quando abbiamo realizzato l'area fitness, lo spazio in cui sorge e sono collocati gli attrezzi era prima lo spazio che era deputato per un'area di intrattenimento per i più piccini. Eppure c'era stata qualche lamentela, ma l'amministrazione già aveva programmato questo intervento, che è completamente finanziato e quindi a costo zero per gli ischitani, questo intervento che prevedeva appunto l'allocazione di alcuni giochini da mettere a disposizione dei nostri bambini. È bella perché questa è un'area inclusiva e quindi è un'area dove tutti i bambini, anche con diverse abilità, possono trascorrere del tempo libero. L'amministrazione è un po' di tempo che sta cercando di tenere vive i suoi polmoni verdi nelle pinete, con interventi, diciamo, continuativi di manutenzione, ma soprattutto con la realizzazione di queste aree o il potenziamento di queste aree, perché è bello che si possa socializzare tra la natura. Viviamo un'epoca in cui i nostri figli troppo spesso sono piantati davanti agli schermi di televisori, di tablet, di cellulare, con i vari giochini elettronici. Per farli crescere invece in maniera sana è giusto che siano a contatto con la natura e soprattutto che possano socializzare in maniera concreta con i propri coetanei, e quindi sicuri di questa impostazione stiamo cercando di portare avanti delle iniziative in questa direzione. Allora, vediamo in Pineta Mirtina inaugurata l'area anche per i bambini dopo quella fitness per gli adulti. In cosa consiste questa messa in opera? Questo è un percorso per bambini dai 6 ai 12 anni, mentre dall'altro lato ci sono per i bambini più piccoli la casetta dove c'è la musica, il teatro dove i bambini possono con la fantasia fare giochi, e questo è solo l'inizio, perché il Comune di Ischia tenterà di ampliare e produrre ulteriori giochi, perché i bambini è la parte principale del territorio. Qual è il tuo gioco preferito? Fammelo vedere. Andiamo. Luca, è la prima volta che vieni qua, che ne pensi di questi giochini nuovi? Belli, e ci sono andato molte volte qui. Ti piacciono? Sì. E qual è il tuo preferito? Quello del tronco. Sai stare in equilibrio? Sì. Ci verrai con i tuoi amici?
Sì. Qual è il tuo preferito? Quella. La casetta? Sì. E perché? Perché è così. E perché è così? Mm. Ci vieni con i tuoi amici? Sì. Delimiteremo una nuova zona di attenzione per il bradisismo. Non esiste un piano di evacuazione sul rischio bradisismo attualmente e questo va assolutamente fatto. Lo ha detto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci al termine di una riunione che si è svolta a Pozzuoli. Speriamo, ha sottolineato Musumeci, di avere tutto pronto in 60 giorni. Esiste un piano territoriale sul vulcano Campi Flegrei, ma non sul bradisismo. Parliamo di obiettivi che ci sono da sempre e non sono stati finora realizzati in 60 anni. Per il ministro non c'è motivo per abbandonarsi al panico. Adotteremo iniziative di grande spessore per valorizzare quest'area. La rassicurazione sul rischio bradisismo nei Campi Flegrei arriva dallo stesso Musumeci, dunque, che dice: non possiamo fare finta che non esistano dei rischi, ma da qui a vivere nel panico ce ne corre. Una popolazione che vive nella consapevolezza dei rischi è una popolazione più matura e più partecipe. Via ai lavori della Colombaia, la villa che fu residenza del grandissimo regista Luchino Visconti, come abbiamo già cominciato ad accennare nei giorni scorsi. Ai nostri microfoni oggi il consigliere con delega alla cultura del comune di Forio, Davide Laezza, che fa un excursus accompagnato da una interessante serie di osservazioni. Davide Laezza, lavori in corso alla Colombaia, però vorremmo partire da un aspetto diverso. Entrando qui e passeggiando qui dentro c'è proprio quel profumo di storia, cioè un pezzo di storia non soltanto di Forio, non soltanto dell'isola, un pezzo di storia e basta. Quando siamo entrati per la prima volta ho avuto il piacere e tuttora il piacere di seguire i beni culturali di questo comune, più che il profumo di storia c'era un profumo di sconfitta, perché abbiamo trovato un bene completamente abbandonato, dove il giardino, la storia, tanto quanto la tomba, così come gli edifici che formano questo plesso, facevano parte del bosco, era tutto bosco, non si potevano nemmeno scorgere le bellezze che nasconde questo posto. Oggi, dopo un'estate di rincorse per provare a dare una nuova luce a questa struttura, finalmente possiamo dire che sabato è un giorno importante non solo per Forio, ma per tutta l'isola, perché questo bene è di tutti e sarà un'occasione importante che ci emoziona, perché apre davvero spiragli a una nuova storia. Non si tratta di una lavata di faccia, non si tratta di un momento a sé stante, bensì è solo l'inizio di qualcosa di molto più grande e che deve coinvolgere tutti noi. Se Davide Laezza fosse un turista, entrando l'anno prossimo, diciamo la prossima estate, qui alla Colombaia, che cosa gli piacerebbe trovare, che aria gli piacerebbe respirare? Secondo me la cosa più bella, al giorno d'oggi si parla di turismo sensazionale in cui bisogna vivere delle esperienze, bisogna vivere delle sensazioni esperienziali, per correggermi, credo che un turista voglia rivivere l'ambiente, l'atmosfera che si viveva a casa Visconti, quando venivano i grandi protagonisti della scena artistica, in particolar modo del mondo del cinema, per vivere qui la parentesi estiva e convivere con dei momenti con Visconti. Credo che un turista voglia rivivere quell'atmosfera, voglia vivere anche riscoprire quella che è tutta l'esperienza cinematografica, le opere, le sceneggiature, che quelle che in parte sono state scritte proprio qui, l'ispirazione è andata qui, così come quelle che hanno avuto grandi riconoscimenti. Quindi credo un turista voglia rivivere sì quell'esperienza, vivere Ischia, quel pezzo di Ischia che ora purtroppo non c'è più, ma che viviamo con grande ricordo e memoria dell'epoca di Visconti, ma anche riscoprire tutte le opere e la storia di uno dei più grandi registi della storia italiana e non solo. Anche quest'anno il Comune di Ischia ha inteso sostenere la campagna promossa dalla ASL Napoli 2 Nord, Dipartimento Dipendenze Patologiche, contro le dipendenze, in particolar modo quelle da consumo di fumo, alcol, stupefacenti, nonché il tema sempre più drammatico e diffuso della ludopatia. Una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza in modo che si possano riconoscere e prevenire situazioni di rischio e comportamenti dannosi. Verrà distribuito materiale informativo e vi sarà la possibilità di provare insieme con gli operatori di Ischia e Pozzuoli un percorso di simulazione
della guida in stato di ebbrezza. L'appuntamento è per domani, sabato 14 ottobre, dalle ore 14.30 alle 17.30. Un'iniziativa importante che investe sul territorio di Lacco Ameno, compiendo un altro passo avanti verso un futuro sostenibile di infrastrutture sociali e di riqualificazione di arredo pubblico. Domenica 15 ottobre dalle ore 16 saranno inaugurate sei fontanelle realizzate da artisti e artigiani isolani collocate sul territorio comunale per l'erogazione gratuita di acqua potabile. Per l'occasione sarà disponibile fino ad esaurimento posti un servizio transfer gratuito sul trenino turistico di Forio che da Piazza Santa Restituta a partire dalle ore 16 coprirà l'intero itinerario, il percorso completo, toccando i sei punti prescelti per la riattivazione delle nuove fontanelle, e noi andiamo a sentire tutti i dettagli. Sindaco Giacomo Pascale, domenica abbiamo un importante appuntamento di inaugurazione. Sì, inauguriamo le sei fontanine donate da sei artisti locali che sono state realizzate in sei punti diversi del territorio, da Montevico, Piazza Santa Restituta, piuttosto che Piazza Girardi e così via. È una bella cosa perché registriamo questa sensibilità, incassiamo questo dono di persone che hanno voluto omaggiare l'Acqua Ameno della loro arte e resterà quindi resteranno installate a beneficio di tutti, quindi un ringraziamento va loro. Ecco, qui abbiamo il geometra responsabile del progetto, Giovanzante. Dottor Giovanzante, allora, com'è nata l'idea di coinvolgere gli artisti isolani che esporranno le proprie opere per ogni fontanella, che saranno sei? L'idea è nata da riqualificare e riprendere quelle che erano le vecchie fontanelle per l'acqua potabile che c'erano sul territorio di Lacco Ameno. Poi questo progetto si è evoluto, quindi dalla semplice fontanella è diventata una fontanella artistica, quindi si è dato spazio anche agli artisti di poter ideare e realizzare questa fontanella, arricchendola anche con quest'opera d'arte. Poi sono sei in totale, quindi saranno sei fontanelle e sono in sei punti di Lacco Ameno, e quindi da sei artisti diversi. Gli artisti sono sei, come abbiamo già detto, e sono Felice Meo, Paolo Mei, Nicola Giova, Carmine Calise, Keramos Dischia e il maestro De Angelis, Giovanni. Dunque, l'evento come si svolgerà? Essendo in sei punti diversi, come sarà organizzata? L'evento si svolgerà, si parte da Piazza Santa Restituta, quindi che qua è il luogo dove c'è anche la casa comunale, la chiesa di Santa Restituta, con la prima fontanella che è qui vicino a Rione Ortola, ad angolo con la piazza, e poi si proseguirà con le altre sei per finire dal maestro De Angelis, che invece è al capitello in Lacco Ameno, Piazza Salvatore Girardi. Quindi l'appuntamento da che ora è? Appuntamento è alle 16 in Piazza Santa Restituta, poi si seguirà questo percorso e si faranno tutte e sei le fontanelle ad una, e ci sarà ogni artista, quindi ogni artista che ha realizzato l'opera sarà presente qui vicino alla propria fontanella. Nel weekend, quello che sta per arrivare, quindi del 14 e 15 ottobre, i volontari di Io Non Rischio incontrano i cittadini in quasi 1000 piazze distribuite in tutte le regioni e province d'Italia per parlare di terremoto, alluvione, maremoto, incendi boschivi e rischio vulcanico. Tale campagna è un momento molto importante per la sensibilizzazione di adulti e bambini verso le buone pratiche di protezione civile. Con l'occasione verrà distribuito per la prima volta il nuovo prodotto di comunicazione multirischio proprio sulle buone pratiche di protezione civile, che raccoglie in un unico volume tutti i rischi trattati, andando a sostituire le classiche schede e i pieghevoli. Quest'anno l'evento si svolgerà a Forio, nella centralissima piazza San Gaetano, dove ci saranno anche i volontari dell'associazione Forio
CB che incontreranno i cittadini, tutto questo a partire dalle 10 del mattino. E noi da Forio ci spostiamo nella vicina Procida, dove il Partito Democratico inaugura un impegno, un autunno di impegno politico, dove ci si confronterà su temi importanti legati all'attualità delle scelte politiche nazionali, regionali e locali, sanità, autonomia differenziata, trasporti, ruolo dell'Europa, la festa dell'unità e l'inizio di un maggiore impegno sul territorio per dare un contributo con dibattiti e risposte. Il segretario del circolo del PD di Procida, Raimondo Scotto di Covella, ha detto: nel tempo delle fratture crescenti puntiamo a riunire il Paese. Oggi due grandi pilastri rappresentati dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla scuola pubblica rischiano di uscire schiacciati dal progetto di riforma Calderoli sull'autonomia differenziata. E se da un lato la salute pubblica è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, dall'altro è nostro dovere occuparcene e difenderla dalla nostra isola, conclude Covella. Proveremo a lanciare idee e programmi per una nuova Europa sempre più vicina ai suoi cittadini. Saranno presenti tra gli altri gli onorevoli Sandro Ruotolo, Loredana Raia, Massimiliano Manfredi, il segretario del PD napoletano Giuseppe Annunziata, il presidente del PD di Napoli Francesco Dinacci e i dirigenti nazionali Jasmine Cristallo e Raffaele Topo. E adesso l'ampia pagina sportiva del venerdì, perché arriva il fine settimana e si torna in campo. Andiamo per ordine, partiamo dalla Serie D. Dopo la prima vittoria stagionale ottenuta in terra sarda a Budoni, l'Ischia torna tra le mura amiche. L'avversario è l'ostico San Marzano. Questo pomeriggio in conferenza stampa, così l'allenatore Enrico Buonocore ha presentato avversario e sfida in generale. Sentiamolo. Loro adesso, come noi, hanno vinto la prima partita domenica, però sicuramente sono partiti per fare un campionato di vertice, hanno avuto un po' di difficoltà, però rimane una squadra forte, un allenatore che l'anno scorso per poco non andava in Lega Pro con la Paganese, una squadra forte, che hanno cercato di fare una squadra forte in tutti i reparti. Credo che avevano problemi di soldi a fare la squadra, quindi hanno cercato di fare il massimo. Adesso domenica si sono sbloccati, adesso vediamo, insomma. Noi dobbiamo cercare di fare normale, no? Questo è normale. Però sappiamo di giocare contro una squadra forte, però noi. Ho detto, noi non qualsiasi squadra venga a giocare che viene a Ischia. Che noi andiamo fuori, il nostro modo di approcciare le partite, di cercare di giocare, è sempre uguale. Non è che poi è normale se le squadre giocano a 3, giocano a 4 dietro, allora ci muoviamo in maniera diversa, però il concetto, il modo di fare la partita non deve cambiare. Il pensiero deve essere sempre quello di cercare di andare cercare di giocare bene, cercare di arrivare a fare occasioni da gol e se possibile tenerli più lontano dalla nostra porta. Questa settimana ci siamo allenati molto bene, abbiamo fatto una settimana, noi siamo una squadra molto giovane, quindi abbiamo un po' ogni tanto dei galli durante la settimana, gli allenamenti un po'. Invece questa settimana abbiamo fatto veramente molto bene, tutta la settimana siamo allenati a buona intensità e quindi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, adesso abbiamo domani la rifinitura e poi aspettiamo domenica, però la squadra si è allenata bene. Nel campionato di eccellenza il Real Forio è impegnato domenica mattina a Monte di Procida, ospite del Monte Calcio, con la gara che sarà trasmessa in diretta su Nuvola TV alle ore 11. In conferenza stampa così si è espresso l'allenatore Angelo Iervolino. Una squadra, come hai detto tu, una che è stata costruita per togliersi qualche soddisfazione importante. È una squadra che a mio avviso è stata brava a rialzarsi dopo la retrocessione dell'anno scorso, si è rialzata molto molto bene, ha avuto le chiare idee nel fare
una squadra competitiva fatta da giocatori di grande esperienza. E oltre a questo, poi ovviamente ne parlano i propri numeri, è una squadra che non ha mai perso, quindi questa è una squadra solida, che sa quando dover affondare, sa quando dover rallentare per portare a casa poi il risultato. Quindi al contempo mi aspetto la stessa solidità da parte nostra, solidità che passa soprattutto dalla parte mentale, che deve riscattare sicuramente quello che sono stati i primi 15 minuti del secondo tempo di domenica scorsa, quando abbiamo avuto un blackout mentale, e questo non lo possiamo accettare. Quindi oltre ad ogni risultato sportivo, diciamo così, come risultato di partita, di classifica, mi aspetto da parte loro, da parte dei ragazzi, un pronto riscatto sotto questo punto di vista. È lì che poi alla fine la differenza verrà marcata o meno. Dal calcio al calcio a 5, dopo aver raggiunto la finalissima per l'accesso in A2, sfumato soltanto all'ultimo atto, riparte domani l'avventura della Virtus Libera nel campionato nazionale di Serie B. Biancoverdi in trasferta contro la Futsal Terzigno, calcio d'inizio alle ore 16, e anche stavolta le nostre telecamere vi racconteranno tutto in diretta. Previsioni del tempo. Bentrovati da Nico Schiodetto, previsione per la giornata di sabato. Prima, come sempre, diamo uno sguardo ai movimenti di alte e basse pressioni a livello europeo. Possiamo notare questo fronte oceanico che inizierà ad addossarsi all'area alpina e richiamerà correnti molto umide sull'Italia con qualche occasionale fenomeno. Poi, nel corso di domenica, interesserà anche buona parte dell'Europa orientale ed il medio-alto versante adriatico. In sintesi, quindi, sulla nostra penisola, una giornata ancora ben soleggiata al centro-sud, nubi irregolari invece in transito sulle regioni settentrionali e la Toscana. Andiamo a vedere difatti la mappa delle precipitazioni. Possiamo notare inizialmente clima asciutto, qualche debole fenomeno sulla Liguria, poi in giornata Friuli Venezia Giulia, Alpi settentrionali, ma durante la notte di sabato e domenica ecco il fronte che arrecherà rovesci sulle Venezie, Lombardia orientale, Emilia Romagna e poi anche parte delle regioni centrali. In sintesi, la mappa dell'Italia che ci mostra appunto una giornata ancora soleggiata su molte aree del nostro paese, a parte della variabilità al nord, nubi più compatte sulla Liguria, Toscana settentrionale e Alpi, dove in giornata sarà possibile qualche prima precipitazione. Le temperature al centro-sud estive, ancora valori fino a 28-29 gradi, come se fossimo ad agosto. Un'estate veramente infinita. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo. L'estate continua anche la programmazione di Nuvola TV. Allora, prima di salutarvi, il nostro palinsesto da qui a lunedì sera lo trovate sul nostro portale www.nuvola.tv, sul profilo Facebook. Una velocissima infarinatura: domani alle 12 appuntamento in diretta, domani sabato con Canta Napoli, poi domenica sabato pomeriggio, domani pomeriggio alle ore 16 Futsal Terzigno, Virtus Libera, valevole per la prima giornata del campionato di Serie B di calcio a 5, domenica alle 9:30 la Santa Messa dal Santuario della Madonna della Libera di Forio con replica alle ore 18, alle 11 ancora calcio con Monte Calcio Real Forio in diretta da Monte di Procida. Poi troverete anche tutti gli orari della replica dello speciale realizzato sull'edizione 2023 di Andar per Cantine, poi davvero tanto da guardare, tra spettacolo, tradizione, culto, Amarcord, un weekend davvero da trascorrere in nostra compagnia. Io, nel salutarvi, vi auguro che possa essere il più sereno possibile. Torniamo lunedì, arrivederci.